Io sono il direttore di Borea Stefano Campani, alcuni mi conoscono, accanto a me c'è Susi Davoli, che è voi della LUC, molti di voi sono della LUC, conoscono molto bene. Come vedete al tavolo con noi non c'è Lucio Caracciolo, che però farà la lezione in videoconferenza da casa sua, perché purtroppo ha l'influenza e ciononostante non ha voluto mancare a, eccolo lì, alla lezione inaugurale. Gli stavo dicendo che per lui gli stavo dicendo appunto che per lui l'Aula Magna in realtà è diventata piccola, quindi dovremmo cercare una cosa più ampia la prossima volta. In realtà ringraziamo molto l'Università per la collaborazione, quindi questa è solo una battuta. Lucio starà con noi fino alle 19, quindi dopo la lezione che lui farà, corredata dalle cartine famose di Limes che tutti conosciamo, ci sarà la possibilità per chi lo desidera di voi di fare delle domande venendo qui al podio. Diciamo, dispiace doppiamente che lui non riesca qui a essere fisicamente con noi, perché in realtà avevamo pensato, è giusto che lo sappiate, alle ore 16 di fare anche una conferenza stampa di presentazione di questo corso col sindaco di Reggio, che aveva dato la sua disponibilità, però insomma contro l'influenza veramente non c'è nulla da fare, e ringraziamo ancora due volte Lucio per essere comunque qua con noi. Brevissimamente, questo ottavo corso di geopolitica che andiamo a cominciare oggi, il titolo: come la guerra in Ucraina ha stravolto l'ordine globale. Lucio, direi che Lucio Caracciolo non ha bisogno di grandi presentazioni, fondatore della rivista Limes, direttore, oserei dire che in Italia il termine geopolitica lo ha divulgato lui. Insegna da anni nelle più prestigiose università del nostro paese, cito Roma 3, San Raffaele, Luis. Ecco, lui oggi, il titolo che ha dato a questa lezione è Tutto un altro mondo, e ci dirà appunto come questa guerra modifica gli equilibri mondiali. Lunedì prossimo avremo come relatore Andrea Gilli, che è un ricercatore del NATO Defense College, che parlerà soprattutto dell'impatto che questa guerra ha sulla NATO e sull'Europa. Poi fra due settimane ci sarà un collaboratore storico di Limes che conosciamo bene, perché è già stato qui a Reggio Emilia, Giorgio Cuscito, che si soffermerà soprattutto sulla Cina. La quarta lezione sarà di Domenico Quirico, anche Domenico Quirico, persona molto nota, inviato di guerra, giornalista della Stampa. La lezione conclusiva sarà di un'altra figura storica di Limes, che è Fabrizio Maronta, che ci parlerà della deglobalizzazione, cioè di come questa guerra, diciamo, riduce le catene commerciali, le restringe un po', isolandoci, tra virgolette, un po' da Cina e altri paesi di questo genere. Come vedete, questi temi sono, lo sapete meglio di me, sono temi complessi e anche divisivi, quindi in queste cinque lezioni avremo la possibilità di ascoltare diversi punti di vista su questa crisi mondiale. Cedo ora rapidamente la parola a Susi Davoli, che mi dà una mano in questa presentazione. Grazie a Stefano Campani. Mi fa molto piacere dare il benvenuto a questa platea sconfinata, piena veramente di persone, e soprattutto salutare il professor Caracciolo e ringraziarlo per aver voluto essere qui con noi lo stesso, nonostante l'influenza, e gli auguro di riprendersi rapidamente. Come ha detto Stefano Campani, questa è l'ottava edizione dei corsi di geopolitica, un'iniziativa felicissima che è nata da un sodalizio altrettanto felice tra la Libera Università Crostolo Borea, la Libera Università Popolare e in collaborazione con l'IMES. Un sodalizio nato che ha dato vita appunto a questi otto cicli di incontri di geopolitica, che sono nati quasi una decina di anni fa, quando la Libera Università Crostolo decise di allargare, di aggiornare la sua programmazione, di ampliarla verso degli ambiti tematici nuovi ma fondamentali per capire il nostro tempo, con tutta la sua complessità, le sue incertezze e la sua inafferabilità.
E quindi geopolitica è stata una delle prime scelte, dei primi ambiti che abbiamo voluto affrontare insieme a tanti altri come antropologia, economia, le ultime frontiere della scienza e della medicina, antropologia e l'ambiente ovviamente, ma geopolitica è stato proprio uno dei capisaldi della nostra programmazione che in otto anni non ha mai avuto nessuna, ha sempre visto una frequenza di pubblico straordinaria ed è stato, credo, proprio capisaldi della nostra programmazione, ma anche un momento importante per la città, proprio per informare su uno degli ambiti più problematici che abbiamo che ci sono che abbiamo incontrato nei nostri anni. Anzi, questa ottava edizione devo dire che proprio affronta forse il momento più drammatico affronta il tema della guerra che ha stravolto l'ordine mondiale, una guerra che dopo 80 anni è alle porte dell'Europa. Ecco, io vi ringrazio, ringrazio ancora Lucio Caracciolo e gli passo la parola. Sì, volevo solo ringraziare anche Luigi Salsi e la LUP, sì, che ovviamente hanno avuto un contributo progettuale importante, certo, insieme a noi in questo corso. E non so se ve l'ho detto, questa lezione viene trasmessa in diretta su Telereggio, eccezionalmente, ovviamente per l'eccezionalità dell'ospite. Quindi buona visione a tutti. Vai Lucio, se... Sì, buonasera. Veramente molto cordialmente, sono desolato di non poter essere con voi a Reggio Emilia, ormai ci conosciamo con alcuni di voi, con Stefano in particolare, da un bel po' di tempo. Penso però che ci sarà la possibilità, e conto su di voi, di dialogare su questo tema. Il titolo è molto ambizioso, Tutto un altro mondo, ma cercherò di provare a spiegare questo titolo con quel minimo di profondità anche storica che ci permette di capire come questa guerra, che ci viene spesso presentata nella pubblica comunicazione quasi come una sequenza di orrendi fatti di cronaca nera, sia meglio spiegabile, meglio concepibile e possibilmente anche meglio governabile, fino a riportare in Ucraina, in Europa e nel mondo una pace, una forma di pace, conoscendone meglio le radici e provando a capirne le cause. Tutto un altro mondo, innanzitutto lo vediamo da una prima carta che prego gentilmente la regia di mettere in evidenza, eccola qui, che ci presenta un paio di elementi salienti. Il primo è il triangolo che va dagli Stati Uniti d'America alla Russia e alla Cina. Questi tre paesi sono le prime tre potenze mondiali e sono anche i protagonisti, diretti o indiretti, della guerra che sta sconvolgendo l'Ucraina e per conseguenza l'Europa più vicina, ma direi in generale i rapporti di forza nel mondo. E poi vedete un cerchio e un ovale. Il cerchio siamo noi, è l'Europa con le sue regioni limitrofe, al centro, ricordiamocelo sempre, c'è l'Italia, ci siamo noi. Nell'ovale è racchiusa quella che di fatto è la sfida principale che determina il passaggio da una fase della storia mondiale all'altra, e cioè quella fra Stati Uniti e Cina. È molto importante ricordare questo fatto perché la concentrazione semplicemente sulla guerra in Ucraina non ci permette di cogliere quelle che sono le reali dimensioni e la reale profondità di quel conflitto, che avrebbe tutt'altro senso, forse non sarebbe nemmeno avvenuto, se non ci fosse questa sfida a tre, o forse dovremmo dire a due e mezzo, perché certamente il potenziale americano, quello cinese, hanno una certa dimensione, quello russo un po' meno, e direi anche che dal 24 febbraio dell'anno scorso, cioè dall'invasione dell'Ucraina, questo potenziale si è ulteriormente ridotto. Ma ci arriveremo.
Dicevo della necessità di capire i fattori di base. Beh, uno dei fattori che noi molto spesso trascuriamo in Italia, ma non solo, è quello demografico. Ricordo che solamente un secolo fa o poco più, questo mondo era dominato da noi europei. Non c'era quasi potenza, nemmeno tanto grande in Europa. Non mi riferisco quindi solo alla Francia, alla Germania o all'Inghilterra, ma mi riferisco anche al Belgio, all'Olanda, al Portogallo e ultimi arrivati anche a noi, che non avesse uno spicchio di mondo esterno, che non possedesse colonie in Asia, in Africa, in America Latina. Bene, in quel mondo i cosiddetti bianchi erano la maggioranza, o quantomeno si contavano come maggioranza. Diciamo circa 800 milioni su 1,5 miliardi di umani recensiti all'inizio del Novecento. E soprattutto quel mondo aveva il suo centro culturale e geopolitico in Europa, nelle maggiori potenze europee, le quali, essendosi spartito il mondo e non avendo molto più altro da conquistare o da scoprire, hanno cominciato a spartirsi fra di loro, e questo, come sappiamo, è il 1914, la prima guerra mondiale, di cui questa in corso in Ucraina è una appendice. Ecco, vorrei tenere ben fermo questo primo punto: questa guerra è cominciata almeno 100 anni fa. Ma ripeto, la demografia, per capire com'è cambiato il mondo. Dicevo, 100 anni fa eravamo dominatori e maggioranza, noi orgogliosi bianchi, adesso siamo netta minoranza e soprattutto lo saremo sempre di più. Questo lo si vede molto bene dalla carta successiva, che in realtà ci descrive in maniera cromatica come gli equilibri demografici nel mondo siano cambiati e stiano cambiando nel tempo, e mentre vi parlo continuano a cambiare in senso sfavorevole a noi occidentali. Vedete come il mondo africano e quello asiatico siano dominanti, e come questo diventi sempre più evidente nel tempo. Cioè, noi siamo un continente sempre meno rilevante dal punto di vista demografico, sempre più anziano, che ha di fronte a sé, in particolare sulla sponda africana e su quella medio orientale, paesi molto più giovani, con età mediana. Noi abbiamo un'età mediana superiore ai 45 anni, in Africa molti paesi hanno un'età mediana inferiore ai 20, basti questo solo dato, ma se vediamo poi la tabella successiva, capiamo in che modo negli ultimi anni si sta evolvendo e si evolverà nel futuro prossimo anche la relazione demografica fra i vari continenti. Oggi in Africa si avvicinano il 1,5 miliardi di abitanti, alla fine di questo secolo saranno 4 miliardi. Ma già alla metà di questo secolo saranno 2 miliardi e mezzo. Se scendiamo in basso, vediamo quanto è invece il potenziale demografico di noi europei: 740 miliardi oggi, meno di 600 alla fine del secolo, e nel 2050 poco più di 700. Il continente più popoloso resta quello asiatico, quasi 5 miliardi oggi, e più o meno la stessa cifra alla fine del secolo, con degli andamenti positivi fino alla metà del secolo e poi un leggero declino. Se noi consideriamo anche le Americhe, vediamo come queste insieme abbiano una popolazione inferiore al miliardo, e non sarà molto diverso alla fine del secolo. Il paese più potente al mondo, cioè gli Stati Uniti d'America, ha circa 340 miliardi di abitanti, quindi sostanzialmente meno del 4% della popolazione universale, e questo rende anche l'idea di come la gestione del mondo attraverso un solo polo, quello attualmente nettamente più forte, quello americano, sia estremamente difficile, e come questa difficoltà abbia spinto in particolare negli ultimi anni gli americani a restringere la loro espansione in quello che è di fatto una sorta di impero informale americano nel mondo,
e di occuparsi o di essere occupati molto più dagli affari di casa propria che non dalla gestione delle cose del mondo. Il che, per dirla in termini pratici, vuol dire che questo mondo che sta cambiando perché è impossibile dargli un ordine quale quello esistito prettamente prima della Prima Guerra Mondiale, ma ancora in maniera particolarmente evidente in Europa durante la cosiddetta guerra fredda. Questa denominazione, guerra fredda, piuttosto malfamata, merita di essere riconsiderata proprio sotto questo aspetto. Quel mezzo secolo circa che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla fine appunto della guerra fredda, che vuol dire unificazione della Germania, crollo dell'Unione Sovietica. Beh, quel mezzo secolo è stato un mezzo secolo di pace in Europa e non a caso il crollo del sistema della guerra fredda è immediatamente sfociato nelle guerre jugoslave, oggi forse un po' dimenticate, ma che temo che si ripresenteranno in forma magari diversa nel prossimo futuro, visto che di tutti i problemi che erano aperti nella Jugoslavia restano fondamentalmente aperti ancora oggi, come ci dicono anche le cronache che arrivano dalla Serbia, dal Kosovo, dalla Bosnia e così via. Quindi viviamo da 30 anni in un sistema precario che per i primi 10, cioè dal 1990-91 fino all'11 settembre 2001, sembrava avere quasi determinato, reso evidente una sorta di mondo unipolare, come si diceva, che è una contraddizione in termini, perché come sappiamo in natura di poli ce ne sono due, è un mondo unipolare che verteva sulla supremazia assoluta degli Stati Uniti d'America, ma che poi, dopo l'11 settembre e soprattutto dopo 20 anni di una guerra piuttosto ingloriosa al terrorismo, sfociata nelle tragedie afghana e irachena, ma non solo, ha reso palese l'impossibilità di un ordine imperiale o paraimperiale basato su una sola potenza, gli Stati Uniti, come anche su qualsiasi altra, come anche ha reso evidente, questo lo vedremo meglio adesso nel corso di questa nostra conversazione, ha reso evidente la mancanza di un vero sfidante agli Stati Uniti. Ancora 40 anni fa, alla fine della Guerra Fredda, gli americani erano concentrati sull'Unione Sovietica, poi una volta sconfitta l'Unione Sovietica, o meglio suicidatasi l'Unione Sovietica, gli americani hanno scoperto, tra virgolette, la minaccia cinese, a mio avviso anche sopravvalutandola piuttosto, e oggi siamo, di fronte all'evidenza anche di una crisi della potenza cinese, una crisi del sistema cinese che potrebbe avere, io credo, anche degli sviluppi piuttosto importanti nel corso di quest'anno. Queste informazioni di carattere demografico che vogliono contribuire a rendere evidente la tesi che spiega il passaggio da un ordine mondiale a una fase di disordine mondiale, merita di essere più illustrata e focalizzata a partire da quella che è la sfida principale oggi in corso e di cui la guerra in Ucraina è una conseguenza, e cioè la sfida fra Stati Uniti e Cina. Tutto quello che noi abbiamo visto negli ultimi anni, in particolare dopo il 24 febbraio dell'anno scorso, e cioè la crescente volontà cinese e in parte russa di rendere palese la sfida agli Stati Uniti, per esempio da parte cinese, lasciando da parte tutta la retorica della crescita pacifica, e mettendo l'accento sulla necessità di riportare l'isola di Taiwan, considerata una provincia ribelle, dentro l'impero cinese, così come la decisione russa di sfidare, prima retoricamente, poi anche in maniera tragica, la dominanza americana in Europa, la NATO, e quindi invadere l'Ucraina, tutto questo non può che essere meglio compreso nel contesto che ho cominciato a illustrare, ma soprattutto a partire dalla percezione russa e cinese che l'America fosse entrata già ormai da una decina d'anni
in un declino, forse irreversibile, comunque importante. E paradossalmente questa idea del declino americana, senza quale idea non ci sarebbe stata molto probabilmente la scelta di Putin di mandare i suoi a Kiev per sostanzialmente ribaltare il risultato del 2014 di Euromaidan e imporre con un colpo di Stato un suo uomo a Kiev, se non ci fosse stata questa visione parzialmente, direi, sbagliata, beh, molto probabilmente avremmo oggi scenari molto diversi. Ma questa visione è stata alimentata paradossalmente proprio dagli americani. Se andate a rivedere nel tempo la pubblicistica americana, i media americani, la comunicazione americana, c'è stato, almeno a partire dalla metà degli anni 2000, una sorta di enfasi sul declino americano. Il mondo post-americano, cito il titolo di un libro molto famoso, oppure un libro di Sam Huntington, il famoso politologo americano, quello dello scontro di civiltà, che si intitolava Who Are We? Chi siamo? Cioè, gli americani teoricamente, e anzi praticamente potenza numero uno, che si interrogano sulla propria stessa identità. Voi capite che insieme ad alcuni dati di carattere economico-demografico e con alcuni segni di scricchiolio del sistema portati poi al parossismo con l'epifania dell'anno scorso attraverso la mondializzazione mediatica dell'assalto al Campidoglio, ecco, questo senso di declino che ha reso più arroganti, se vogliamo, e certamente meno aderenti alla realtà delle cose cinesi e russi, tutto questo non sarebbe avvenuto o in modo diverso o non sarebbe per nulla avvenuto. Dicevo del teatro principale, quindi pregherei, adesso saltando un attimo la carta prossima, di andare a quella successiva, quella si chiama Nel teatro Indo-Pacifico. Il Teatro Indo-Pacifico è la sede dello scontro fra Stati Uniti e Cina. Mentre la NATO, cioè l'Impero Europeo dell'America, voi mi consentirete questa formula non usuale, ma credo piuttosto aderente alla realtà, cioè la NATO, l'Impero Europeo dell'America, la NATO confina con il rivale russo, non c'è un confine tra Cina e Stati Uniti, quantomeno non terrestre, in Asia, nell'area del cosiddetto Indo-Pacifico. Indo-Pacifico è una crasi dei due grandi oceani, quello Pacifico e Indiano, inventata da un ex primo ministro giapponese assassinato e fatto fuori l'anno scorso, parlo di Shinzo Abe, e con lo scopo di sottolineare come la questione strategica più importante per l'Asia e per il mondo sia quella della comunicazione delle rotte dell'estremo oriente, quindi quelle sino-giapponesi, coreane e quante altre, con l'Europa e con le Americhe. Insomma, quegli stretti che vedete attraverso cui passano le grandi rotte commerciali del pianeta che collegano la Cina verso l'Oceano Indiano, passando per l'Indocina, e da lì naturalmente verso l'Europa, verso l'America. Ricordo che per il controllo di queste rotte marittime scoppiò la Seconda Guerra Mondiale in Asia, quando il Giappone, che aveva già costruito un suo imponente impero asiatico, vide minacciare la libertà di navigazione, o meglio il controllo di queste rotte da parte americana, e quindi arrivò al famoso incidente, chiamiamolo così, di Pearl Harbor, cioè l'aggressione giapponese alla base americana alle Hawaii e all'inizio della Seconda Guerra Mondiale in Asia, oppure tout court all'inizio della Guerra Mondiale, perché prima la Guerra Mondiale, come la conosciamo oggi, era una guerra europea. Ecco, ancora oggi la partita si gioca sul dominio di quelle. Ricordo per inciso che dominare le rotte marittime è la caratteristica dell'impero americano, così come lo era anche della grande talassocrazia precedente, cioè quella britannica, ed è anche determinata l'importanza delle rotte marittime dal fatto che il 90% circa,
del commercio mondiale passa appunto via nave e il controllo quindi di queste rotte, degli stretti attraverso cui si controllano queste rotte, è decisivo quindi per controllare l'economia, il commercio planetario. Il teatro Indo-Pacifico, vede la sfida fra Cina e Stati Uniti più o meno in questi termini. La Cina è un'antica potenza continentale, un impero costruito su se stesso che si è sempre considerato e si è anche autodefinito come il mondo, anche se evidentemente non era che una parte, e non ha mai avuto né la capacità né forse nemmeno le ambizioni di spingersi negli oceani. Quando poi, all'inizio dell'Ottocento, questa sua incapacità o questa sua scarsa propensione ha permesso alle potenze europee, asiatiche, essenzialmente il Giappone e agli Stati Uniti d'America, di avvalersi sempre più delle rotte intorno alla Cina e poi di invadere e spartirsi quei territori, beh, la Cina ha avviato un declino. Parliamo delle guerre dell'oppio degli anni 40 dell'Ottocento, declino dal quale l'attuale presidente cinese Xi Jinping si propone di definitivamente salvare il suo paese, riportandolo a quello che era prima del 1840, e cioè la prima economia del mondo, e non solo la prima economia, la prima potenza, entro il 2049, data fatidica perché corrisponde al centenario della nascita della Repubblica di Mao, 1949, Repubblica di Mao che nasce attraverso la vittoria dei cinesi sui giapponesi e della fazione comunista su quella nazionalista, la quale fazione nazionalista si rifugia nell'isola di Taiwan, di cui tra poco faremo cenno, così rendendo evidente e necessaria l'espansione cinese sui mari per poter ricomporre l'unità nazionale. Quindi c'è una proiezione cinese verso i mari, in particolare verso l'Oceano Pacifico, in prospettiva e in maniera più ravvicinata, mari cinesi, mar cinese meridionale, mar cinese orientale, aree in cui quasi quotidianamente, molto probabilmente mentre sto parlando, avvengono incontri ravvicinati non esattamente simpatici tra aerei, navi americane, occidentali e cinesi. Ancora qualche giorno fa c'è stato quasi uno scontro in aria tra un caccia cinese e un caccia americano, ma sappiamo che di questi incidenti sfiorati, ne possiamo vedere molti e ne abbiamo visti molti in questi anni. Voi vedete colorati in azzurro quattro paesi, anzi tre. Il quarto è fuori quadro, che sono India, Australia e Giappone, il quarto sono gli Stati Uniti. Questi quattro paesi sono concepiti da Washington quasi come una sorta di catena di contenimento del tentativo cinese di espansione negli oceani, perché tutti più o meno avversari storici, direi anche culturali, prima ancora che geopolitici della Cina, penso essenzialmente all'India e al Giappone, e perché l'Australia è un gioiello della corona britannica che non si è emancipato, almeno finora, da quella corona, come invece hanno fatto gli Stati Uniti d'America, ma che proprio per la sua partecipazione a quel sistema britannico, poi americano, è considerato dagli americani essenziale riferimento nella regione. È il cosiddetto Quad, scritto Quad, e cioè il quadrilatero che l'America pone a contenimento del tentativo cinese di espandersi nei mari. E qui possiamo guardare la mappa successiva perché ci porta al centro di questo scontro, e cioè a Taiwan, formalmente ancora denominata Repubblica di Cina, cioè erede della Repubblica nata in Cina nel 1912, sulla spinta del grande Sun Yat-sen, e che poi, dopo la fase, delle invasioni straniere, dei signori della guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è diventata appunto quel che ne risiede, o almeno è diventato, sostanzialmente l'isola di Taiwan, l'arcipelago di Taiwan. Taiwan è però di fatto sempre più Taiwan e sempre meno Repubblica di Cina, in che senso? Che il governo che di fatto governa in modo indipendente, o per essere più precisi,
sempre meno dipendente dalla Cina e sempre più dipendente dagli Stati Uniti, quell'isola e quell'arcipelago, dicevo, quel governo sta cercando di rendere sempre più palese l'emancipazione dell'isola e degli isolotti intorno. Vedete, ve ne sono alcuni veramente a un tiro di schioppo dal continente cinese, penso a Quemoy, penso a Matsu. Renderlo indipendente anche in un futuro non lontanissimo, formalmente indipendente, cosa che ovviamente la Cina rifiuta. Cinesi e americani si sono messi d'accordo qualche decennio fa sulla formula di una sola Cina, che come tutte le formule diplomatiche ha il merito di sedare i conflitti, ma come quasi tutte le formule diplomatiche non li risolve. Nel senso, l'idea di una Cina è: la Repubblica Popolare di Cina dice io sono una sola Cina, e Taiwan dice o pensa, diciamo pensa perché dire in questo momento troppo esplicitamente può essere pericoloso, di essere invece essa stessa la sola rappresentante della Cina. Ma per essere più chiari, questa seconda Cina o prima o unica Cina taiwanese vuole allontanare da sé l'ombra dell'identità cinese e costruirne una propria, relativamente fondata sulle diverse componenti etniche di quest'isola e di questi arcipelaghi, geopoliticamente e culturalmente fondata sull'ancoraggio di Taiwan in Occidente. E siccome Taiwan non è solamente una grande isola, ma è anche una grande potenza, soprattutto tecnologica, pensiamo ai semiconduttori, tanto per dire la cosa più banale, vi rendete conto dell'importanza della posta in gioco. Ecco, in tutte quelle tracce nell'Oceano Pacifico, in particolare nel Mar Cinese orientale e in quello meridionale, che sono, come vedete, a ridosso della Cina, del Giappone, delle Filippine, con le basi americane, in particolare quella di Guam, molto ravvicinate, e con una presenza sempre più esplicita americana a sostegno del governo Taiwan, lì si gioca la partita superiore, la partita fra Stati Uniti e Cina. Ora, per arrivare alla nostra Europa e in particolare al conflitto russo-ucraino, qual è il nesso tra questa sfida e la partita ucraina? Il nesso è diventato evidente ed esplicito nel 2014, quando c'è stata la famosa rivolta di Euromaidan, che è stata anche, come sappiamo, notevolmente aiutata da parte americana e britannica, che ha visto completamente fuori fase i russi e che ha permesso il rovesciamento del governo di Yanukovych, uomo di cui, per ragioni che stento a vedere, ma che comunque erano considerate evidentemente valide da Putin, era considerato il proprio uomo a Kiev, e ha portato all'affermazione di una leadership a Kiev sempre più orientata verso l'Occidente e sempre ovviamente più distante per conseguenza dalla Russia. Ricorderete la risposta russa con il colpo di mano sulla Crimea, riportando a casa, per dirlo dal punto di vista di Mosca, quella penisola strategica, e ha visto quindi il tentativo russo di mantenere la pressione sull'Ucraina per impedire che diventasse quella che ormai di fatto è diventata, almeno nella gran parte del territorio, un'avanguardia della NATO, e anzi poi vedremo in particolare di quale NATO, perché questa guerra ci ha fatto vedere che di NATO ce ne sono parecchie, una potenza, quindi a un'avanguardia di una potenza a guida americana, considerata in quanto tale pericolosa da Mosca. L'idea di Mosca, per dirla in maniera molto semplice, è che quello che è accaduto a Kiev nel 2014 un giorno potrebbe accadere a Mosca, sempre dal punto di vista russo, con una manina americana, britannica o di altre potenze occidentali, e quindi dal punto di vista di Putin, ma è un punto di vista che è difficilmente, ma ne parliamo, anzi spero che se ne possa discutere, comprensibile dal punto di vista dell'interesse russo, che quindi per impedire questo bisognasse poi procedere
a una invasione che più che un'invasione nelle intenzioni di Putin doveva essere poco più di un colpo di mano, di un blitz, come si dice, e come tutti i blitz o quasi tutti i blitz cominciano in un modo e finiscono in un altro, perché le guerre le puoi decidere, ma le conseguenze di questa decisione sfuggono quasi completamente alla tua volontà e certamente ai tuoi progetti iniziali. Questo vale per qualsiasi competitore in qualsiasi conflitto, vale specificamente per i russi nel caso dell'Ucraina. Quale poteva essere, quale può essere un obiettivo geopolitico di medio periodo per i russi? Adesso lo vedremo, però per rispondere alla domanda che mi sono autoimposto sulla connessione tra la sfida nell'Indo-Pacifico e l'Ucraina, beh, lo vediamo dal fatto che nel 2014 Putin va da Xi Jinping praticamente con il cappello in mano perché si convince definitivamente che con l'Occidente non c'è nulla da fare, con l'America e con i suoi alleati europei che lui vede fondamentalmente come dei satelliti piuttosto imbelli e comunque inaffidabili degli Stati Uniti d'America. Quindi chi è che gli rimane come possibile partner di rilievo nel mondo? Beh, nient'altro che la Cina. Ora, chiunque abbia un po' di conoscenza della storia sa che fra russi e cinesi, indipendentemente dai regimi, che fossero zaristi e imperiali o che fossero sovietici e sino comunisti, le simpatie non sono mai state all'ordine del giorno, anzi il contrario. Essendo due paesi anche con una forte dose di razzismo nella loro visione del mondo, vedevano gli uni e gli altri un po' come cani e gatti. Ma le necessità, evidentemente, del potere, della geopolitica e delle ambizioni di questi due grandi paesi hanno portato dal 2014 a oggi, o meglio al 24 febbraio, perché dopo qualcosa è cambiato, a un allineamento di fatto tra russi e cinesi. Per cui in quel triangolo di cui ho delineato i tratti nella prima carta, quella su tutto un altro mondo, di quel triangolo si è formata in quel triangolo una coppia, una strana coppia, quella fra Cina e Russia, come grande sfidante dell'impero americano. Anzi, dopo il 24 febbraio e soprattutto dopo aver capito che il colpo di Stato era fallito, Putin presenta questa guerra a se stesso, al suo paese e al mondo come una grande sfida appunto dei paesi non occidentali, ma in particolare guidati da Cina e Russia contro gli Stati Uniti, contro l'impero americano. Questa intesa è stata messa duramente alla prova dalla guerra e ha rivelato ad oggi come questa strana coppia viva una crisi. Una crisi probabilmente non definitiva, una crisi forse non mortale, ma una crisi che rende lo schieramento Cina-Russia contro Stati Uniti un po' più complicato di quanto fosse prima del 24 febbraio. E veniamo così all'Ucraina. La carta, che adesso, viene presentata è un tentativo di, cartografare quello che può essere un medio periodo. Perché certamente questa guerra non si esaurisce in poco tempo e comunque anche se vi saranno, come vi saranno, spero, dei cessati il fuoco delle tregue, saranno appunto dei cessati il fuoco delle tregue e certamente non una pace, ecco una forma di pace che dal punto di vista russo potrebbe essere accettabile e anche giustificabile, sempre da quel punto di vista dell'aggressione del 24 febbraio. Potrebbe essere questo. La nuova Russia non è certamente un'idea putiniana, un'idea che affonda molto indietro nel tempo, ma quello che ci interessa vedere in questa carta è come quella che vediamo dipinta in arancione, cioè la nuova Russia, sarebbe appunto un prolungamento in profondità dello spazio federale russo, o meglio imperiale russo, verso Occidente, assorbendo una buona parte del vicino, tra virgolette, fratello, o se volete usare un termine russo, cugino di campagna della Russia, cioè gli ucraini, anche un pezzo di Moldova,
chiudendo il resto dell'Ucraina al mare. Ora è chiaro che l'Ucraina senza sbocco al mare è finita, o sarebbe uno stato da mantenere artificialmente in vita da parte di chi lo volesse e lo potesse fare. Se i russi dovessero prendere Odessa, per dirla tutta, cioè concludere l'avanzata iniziata il 24 febbraio, che fra avanti e indietro, alti e bassi, ha comunque portato, e lo vediamo dalla carta successiva, ha portato la Russia a chiudere gran parte degli sbocchi ucraini verso il mare, prima il mare di Azovsta, quella sorta di spicchio del Mar Nero, mare che è quasi una pozzanghera, non più di 8-9 metri di profondità, ma un mare strategicamente importante perché connette la Russia alla Crimea. Se voi vedete questa avanzata russa nell'area del Donbass in particolare, ma anche verso Zaporizhzhia e la regione di Kherson, voi capite che l'obiettivo non può che essere appunto quello di arrivare certamente ad Odessa, l'ultimo grande porto ucraino sul Mar Nero, il che significherebbe da parte russa la riconquista di una città molto importante anche culturalmente e storicamente per la Russia, e quindi, però, dal punto di vista economico e geopolitico, la chiusura dell'Ucraina al mare. E tenere in piedi l'Ucraina senza il mare è evidentemente, come dicevo, quasi impossibile. Di qui si spiega la resistenza ucraina. In particolare appunto nelle aree di Nikolaev e verso appunto il confine tra i territori più o meno controllati dai russi e i territori invece ancora sotto controllo ucraino. Tutto questo ci dà la dimensione anche marittima della partita in corso, perché voi capite, voi sapete che poi dal Mar Nero si procede verso il Mediterraneo, dal Mediterraneo agli oceani e si entra in tutta un'altra dimensione. Qualche parola sugli schieramenti in questa guerra. Questa è una guerra a diverse dimensioni. Come dicevo, è anzitutto una classica guerra di emancipazione di una nazione in fieri da un impero in decomposizione. E questa è una partita che non riguarda unicamente l'impero russo, inteso zarista, e il nazionalismo ucraino che comincia a formarsi alla fine dell'Ottocento e si consolida durante la Prima Guerra Mondiale, anche grazie all'apporto e all'appoggio tedesco, in particolare in conseguenza del colpo di Stato del 17, la pace di Brest-Litovsk, che di fatto è un cedimento geopolitico sovietico, perché Lenin pensava che non ci fossero alternative per salvare il potere dei bolscevichi. Ecco, tutto questo, compreso il primo staterello ucraino, appunto siamo nel 17-18, non è comprensibile senza questa partita tipica di grande impero che, contenendo al suo interno delle aree, dei popoli che si considerano in parte almeno dotati di tutte le caratteristiche di una nazionalità e quindi anche della possibilità di uno Stato nazionale, vogliono distaccarsi da quella che considerano più una pressione che una risorsa, cioè l'appartenenza all'impero, in questo caso russo, e quindi avviano in maniera non lineare, in maniera sempre contrastata, ma in maniera alla fine evidente, ormai da 100 anni, una battaglia per l'indipendenza. Questa battaglia ha avuto le sue punte più crude negli anni 30 e negli anni della Seconda Guerra Mondiale, ma ricordo anche che la resistenza ucraina contro il dominio staliniano è durata fino al 1955, in particolare nelle regioni del nord-ovest, è stata particolarmente forte e radicata, e credo che una delle ragioni che mossero nel 1954 Khrushchev, capo allora dell'Unione Sovietica, a cedere in una maniera che Putin ha definito inconsulta la Crimea da territorio della Repubblica Sovietica Russa a territorio della Repubblica Sovietica Ucraina, beh, derivasse in parte anche dalla necessità di bilanciare queste latenti, qualche volta esplicite,
velleità di indipendenza degli ucraini. Quindi questa è la prima dimensione, nazione contro impero, impero contro nazione. Ma c'è una dimensione più ampia che riguarda il fatto che siamo ai margini dell'impero americano europeo, quindi della NATO, che nel tempo, come sapete, si è espansa sino appunto ai paesi più vicini all'Ucraina, in particolare la Polonia, da cui passano oggi la gran parte dei rifornimenti della resistenza ucraina. E questa compressione degli spazi, questa sempre più forte contrapposizione in Ucraina tra i filo occidentali, i filo russi e naturalmente anche alcune forze intermedie, spiega l'importanza, il rilievo e il fatto che questa sia quindi una sorta di guerra indiretta, una guerra per procura tra Russia e Stati Uniti. Non per procura da parte russa, perché come sappiamo i russi l'Ucraina l'hanno invasa, ma certamente per procura da parte americana che insieme a molti, non tutti i paesi della NATO ha appoggiato sotto ogni profilo, si sta continuando ad appoggiare sempre di più la resistenza ucraina sotto il profilo finanziario, politico-diplomatico, della comunicazione, perché questa è anche, forse direi quasi in maniera se non decisiva, molto importante una guerra di comunicazione e poi naturalmente con le armi, ma non con i soldati. Una delle prime cose che ha detto Biden, anche se qualche volta poi si è contraddetto, insomma, una delle prime cose che ha detto al momento dello scoppio della guerra è: noi non siamo in guerra con la Russia, la NATO non è in guerra con la Russia, il che è vero da un punto di vista formale, tecnico e dal punto di vista dello schieramento di truppe sul territorio ucraino, anche se sappiamo che insomma, qualche americano, qualche soldato di paesi NATO, soprattutto molti polacchi, combattono, insieme a molti volontari peraltro, contro i russi nel Donbass e nelle regioni contestate. Ma è anche vero appunto che gli Stati Uniti, con tutto quello che hanno a disposizione, appoggiano gli ucraini, o per dirla in maniera più brutale, combattono i russi fino all'ultimo ucraino. Siccome questa posizione ha evidentemente dei riflessi sugli equilibri mondiali, ecco che la guerra di Ucraina non è solamente una guerra di un'invasione contro l'impero, non è solamente una guerra diretta tra NATO e Russia, è anche una guerra che coinvolge l'equilibrio mondiale e quindi il triangolo tra Mosca e Cina. L'Ucraina è un paese che fino al 24 febbraio era molto importante per la Cina, intanto perché gran parte dell'approvvigionamento di cereali cinesi, cioè diretti verso la Cina, veniva dall'Ucraina. Poi perché anche alcuni elementi, diciamo, tecnologici, anche armamenti, di cui l'Ucraina è sempre stata produttrice di primo livello, da molti decenni anche in età sovietica, ma poi ancora in età post-sovietica, andavano appunto questi armamenti dall'Ucraina alla Cina, poi perché l'Ucraina era uno dei paesi intermedi nelle vie della seta, cioè nelle grandi infrastrutture commerciali, geopolitiche e poi in prospettiva anche militari di connessione fra la Cina e l'Europa, tutto questo rendeva l'Ucraina molto importante. Sicché quando nel paio di settimane che precedettero la guerra, a quanto si può sapere, Putin comunicò a Xi Jinping, anche se Xi Jinping lo nega, ma insomma, come potrebbe non negarlo, comunicò che avrebbe preso presto Kiev e che la partita si sarebbe risolta in qualche giorno, insomma, i cinesi cominciarono a preoccuparsi, ma dettero ancora credito a Putin, tanto è vero che fu per esempio comunicato ai residenti cinesi a Kiev e nelle principali città ucraine di esporre alla finestra o al balcone la bandiera nazionale cinese per evitare che i russi, magari per incidente, ne facessero fuori qualcuno. Quando poi, e ci vollero pochi giorni, fu evidente che il colpo di Stato non aveva funzionato, adesso è inutile andare a ricostruire, forse non sapremo mai esattamente tutto quello che è successo in quei 4-5 giorni massimo in cui questa ipotesi di colpo di Stato è fallita,
quando i cinesi hanno scoperto che i russi non erano stati capaci di mantenere le promesse e che quella che doveva essere un'operazione militare speciale, il termine era corretto dal punto di vista dell'intenzione di Putin, stava per diventare una guerra di dimensioni cospicue con potenzialità mondiali, beh, a quel punto la Cina si è molto preoccupata. Il termine preoccupazione non lo invento io, è stato detto da Putin di fronte a Xi Jinping quando nel vertice di Samarcanda nel settembre scorso, in maniera molto imbarazzata e irritata, Putin, quasi come uno scolaretto davanti a Xi Jinping e ai leader centroasiatici riuniti, dovette leggere un comunicato in cui si diceva che la Federazione Russa intendeva tener conto delle preoccupazioni, termini testuali, cinesi rispetto alla guerra in Ucraina. In poche parole, la Cina non voleva, non vuole, non vorrà mai che questa guerra diventi il pretesto per una guerra mondiale. Semplicemente la Cina non può e non vuole sostenere adesso una sfida all'ultimo sangue con gli Stati Uniti. Certamente non conta in questo caso in modo particolare sull'appoggio della Russia, ma allo stesso tempo la Cina e la Russia non possono separarsi, perché sarebbe una clamorosa smentita di tutto quanto fatto e dichiarato in questi ultimi anni, e hanno ancora bisogno l'una dell'altra per cercare di contenere la potenza americana e per cercare anche di manipolarsi reciprocamente nel rapporto con gli Stati Uniti. E qui vi avvicino a noi e quindi alla parte conclusiva. Noi italiani e in genere noi europei della NATO abbiamo ovviamente, o forse non dovrei usare l'avverbio, abbiamo deciso di, primo, non volere fare la guerra alla Russia perché ha invaso l'Ucraina, secondo, far pagare alla Russia la sua decisione di invadere l'Ucraina, ma di non poterlo fare da un punto di vista militare. Insomma, non è possibile, specialmente nel momento in cui gli americani decidono di astenersi da uno scontro diretto con la Russia, intervenire. E quindi qual è la via maestra o la via intermedia o la via forse obbligata per gli europei e in particolare per gli italiani? Beh, quella delle sanzioni. Le sanzioni, che sono una grande specialità, direi quasi una geniale specialità americana, avviata ancora una volta nel 1917 per le ragioni che potete immaginare, e che si è sviluppata come metodo e come struttura e come funzionalità in vari decenni, in particolare durante la Guerra Fredda, ma anche dopo, non sono tanto deputate, come si dice, a fare cambiare idea ai russi in questo caso. Gli americani sono abbastanza intelligenti, come credo lo siano anche i leader europei, da rendersi conto che certamente le sanzioni non possono far cambiare idea ai vertici russi, nel momento in cui per i vertici russi questa guerra è una guerra esistenziale, nel senso che semplicemente non possono perderla o non possono nemmeno sembrare di perderla. Quindi non è questo lo scopo delle sanzioni. Lo scopo delle sanzioni è quello di tenere insieme quello che insieme non sta, e cioè appunto l'insieme atlantico che, come vedremo fra poco, e questa è veramente la conclusione, si è presentato e si è confermato, anzi ha accentuato questa tendenza alla disunione o comunque alla differenza di posizioni determinata da forti interessi divergenti nello scontro con la Russia o per l'Ucraina, o che più viene dopo. Tanto per capirci, prendiamo alcune torte tratte dal New York Times, quindi fonte assolutamente insospettabile, di un paio di mesi fa, che prego di mostrare, che ti spiegano come funzioni dal punto di vista russo il volume degli scambi prima e dopo l'invasione, e come vedete già da questa prima tabella complessiva, malgrado le sanzioni, non solamente, come è ovvio, paesi come la Cina o come l'India hanno moltiplicato o molto aumentato gli scambi complessivi commerciali con la Russia, ma
ma anche paesi NATO, come la Turchia, che ha preso, se volete, poi magari in fase di discussione ne parliamo, la Turchia ha preso un suo profilo molto importante, molto specifico come paese NATO, che poi tanto nella NATO non ci sta, ma si fa abbastanza gli affari suoi, ma anche con paesi apparentemente insospettabili, non dico la Spagna, ma financo il Belgio, l'Olanda, il Giappone, un grande alleato degli Stati Uniti, hanno migliorato, aumentato anche in maniera piuttosto netta. Il Brasile, di cui molto si parla anche in questi giorni, hanno aumentato in maniera molto netta gli scambi. Se poi, saltando quella successiva, passiamo alla carta del volume delle esportazioni prima e dopo l'invasione, questa diciamo, versione all'incontrario delle sanzioni diventa ancora più evidente. Guardate qui, praticamente tutti i principali paesi qui segnalati, noi non siamo considerati, e va bene, ce ne faremo una ragione, hanno notevolmente, uso un eufemismo, aumentato, vedete, increase, in viola, diciamo, le importazioni dalla Russia, quindi le esportazioni russe verso questi paesi, dopo il 24 febbraio. Resistono coerenti a se stessi, ma poi non in maniera clamorosa agli Stati Uniti, meno 20%, il Regno Unito molto più coerente, meno 81, e la Svezia formalmente ancora neutrale, di fatto in entrata nella NATO. Vedete la Germania, insomma il principale partner commerciale della Russia storicamente, attualmente, prima del 24 febbraio, anche qui è tutto un fiorire di esportazioni verso la Germania, malgrado il sabotaggio del gasdotto famoso. E arriveremo anche a questo. E questo come si spiega? Magari ne parleremo meglio nella sessione che fra 10 minuti apriamo di domande e risposte, attraverso l'aggiramento delle sanzioni. Esistono le sanzioni da tempo piuttosto profondo e da tempo altrettanto profondo esistono mille modi per aggirarle. Per informazioni ci si può rivolgere ad alcuni paesi specialisti, ad alcuni paesi, ad alcune istituzioni finanziarie specialiste. Di fatto, una cosa è dichiarare le sanzioni, una cosa è implementarle e qualche volta non solamente le si aggirano, ma le si usano come leva per aumentare i rapporti commerciali che si vogliono comprimere. Le ultime due carte riguardano in particolare queste due dimensioni, quella geoeconomica, in particolare geoenergetica, e quella geopolitica delle linee di faglia e quindi anche delle contraddizioni interne allo spazio occidentale. L'evento geopoliticamente forse più importante di questa guerra per l'Europa è stata la fine, vedremo quanto provvisoria o invece definitiva, del rapporto privilegiato dal punto di vista energetico tra la Federazione Russa e l'Europa e più specificamente tra la Federazione Russa e la Germania. Il sabotaggio del gasdotto Nord Stream 1-2 resterà probabilmente per sempre un mistero. L'effetto di questo sabotaggio è però evidente. Appunto, la fine del collegamento diretto via mare tra il fornitore russo e il consumatore tedesco e di qui per varie diramazioni europeo, su cui si è basata per decenni e decenni, almeno dagli anni 70 del secolo scorso, questa formidabile interdipendenza economico-commerciale, ma con evidenti ricadute anche geopolitiche e perfino culturali, tra un grande fornitore e un grande compratore, tra la Federazione Russa e i mercati europei e tedesco in particolare. E questo dal punto di vista americano, cioè di un paese che considera la Russia un paese più o meno eternamente nemico e la Germania come un paese più o meno eternamente inaffidabile e con delle pericolose inclinazioni pro-russe, non è altro che un enorme successo. Questo naturalmente riporta verso di noi, quindi più a sud, i termini della partita. Noi italiani che dopo la Germania o insieme alla Germania, a partire appunto dagli anni 70 del secolo scorso, abbiamo stabilito rapporti di interdipendenza energetica, interdipendenza perché noi dipendevamo dalla loro energia, ma anche i russi dipendevano dal nostro mercato. Beh, noi italiani cominciamo a guardare da qualche mese molto altrove,
In particolare, questo è un altro paradosso, verso l'Algeria, paese che in qualche modo abbiamo inventato noi anche contro la Francia, per informazioni rivolgersi a lei, non questa ma quella di Mattei. Con l'Algeria abbiamo firmato accordi molto impegnativi per aumentare i flussi di gas verso il nostro paese. Poi magari se le cose andranno meglio in Libia, importanti risorse le trarremo anche da lì. Se poi dovessero risolversi le grandi partite per il controllo dei giacimenti nel Mediterraneo orientale, anche da lì, interessante è il tentativo russo-turco di costruire un braccio meridionale, che sarebbe quasi paradossalmente una replica in chiave meridionale del Nord Stream, e cioè di un flusso di gas genericamente asiatico, ma poi insomma facendogli l'esame del sangue fondamentalmente russo, che appunto fluirebbe attraverso la penisola anatolica, verso i Balcani e verso poi anche il nostro paese e il resto dell'Europa. Tutto il quadro dei rifornimenti energetici per un continente come il nostro, che di produzione propria ne ha veramente poca, lo stesso valga in maggior ragione per il nostro paese, è in cambiamento. Quindi possiamo dire tutto un altro gas o tutta un'altra energia. Ricorderete che fino al 24 febbraio, fino alla notte del 23, era un gran parlare e non molto fare, ma insomma parlare sicuramente di transizione energetica. Adesso possiamo dire che sì, c'è una transizione energetica in corso, ma mentre prima ci veniva dipinta una transizione dagli idrocarburi verso le rinnovabili, adesso più che altro si passa a ragionamenti diversi, transizioni dal gas russo verso altri tipi di gas o verso addirittura a forme apparentemente arcaiche di produzione energetica come il carbone. Ultima carta. L'ultima carta semplifica, ma non troppo, le conseguenze geopolitiche sullo spazio europeo della guerra in Ucraina e di tutte le tensioni mondiali di cui abbiamo parlato. Distinguiamo innanzitutto nello spazio euroatlantico. Quando dico euroatlantico, sottolineo il fatto che ormai i confini dell'Unione Europea e quelli della NATO sono quasi coincidenti e lo saranno quasi completamente nel momento in cui anche Svezia e Finlandia entreranno, come pare, da paesi europei nell'Alleanza Atlantica. Ecco, in questo spazio c'è una corona di paesi che scende dalla Scandinavia attraverso il Baltico, attraverso l'Europa centrale, sfociando nel Mar Nero, quindi per capirci dalla Norvegia alla Bulgaria e alla Romania, che si qualifica come fondamentalmente, radicalmente antirusso e filo-ucraino. Il cuore di questo schieramento è la Polonia. La Polonia è un paese sempre più rilevante in Europa perché è stato scelto dall'America come proprio riferimento principale in funzione antirusso e per tenere insieme il fronte orientale della NATO. La Polonia però, come sappiamo, non è proprio un paese qualsiasi, perché è un paese che vive o muore in conseguenza dei rapporti con la Germania e con la Russia, cioè con i paesi che storicamente, insieme all'impero asburgico, se ne sono spartite le spoglie dalla fine del Settecento fino alla Prima Guerra Mondiale e poi, sapete, gli accordi Molotov-Ribbentrop alla Seconda Guerra Mondiale. Insomma, la Polonia è sempre stata al centro delle grandi partite geopolitiche europee perché è il polo che può essere animato in chiave anti o pro-russa e che, a seconda di chi appunto domina questo polo, orienta anche il tono geopolitico complessivo del continente. La Polonia è, come dicevo, il paese attraverso cui passano i rifornimenti all'Ucraina e dovrebbe essere in prospettiva sempre più un'avanguardia della NATO, non importa o importa poco se formalmente integrata nell'Alleanza Atlantica o meno, ma comunque certamente antirussa, e una buona quota di merito in questa trasformazione dell'Ucraina da paese integrato nell'impero zarista e poi in quello sovietico, in paese anti-imperiale, anti-russo. Beh, credo che questa quota importante sia da attribuire alla decisione di Putin o chi per lui o chi con lui di appunto invadere l'Ucraina in modo, dal punto di vista russo, intendo piuttosto sconsiderato
in cui è stata fatta questa invasione nel 24 febbraio del 2022, purtroppo le conseguenze tragiche per l'Ucraina, ma in maniera più evidente sempre più ogni giorno anche per la Russia, si sta manifestando come una mossa controproducente per la potenza russa e una mossa che ha permesso agli Stati Uniti, soprattutto grazie alla mobilitazione dei paesi, che vedete appunto in arancione, marroncino, ha permesso appunto agli Stati Uniti d'America di prendere un po' il controllo di quest'area, di mettere sotto pressione la Russia, di dividerla dalla Germania e di soprattutto mettere in crisi il rapporto con la Cina. Poi vedete la Germania, il paese sempre un po' sicuramente il più filorusso insieme all'Italia prima della guerra dei paesi europei, oggi piuttosto diviso anche al suo interno con una netta maggioranza, soprattutto in Europa occidentale, schierata con l'Ucraina, ma non disposta poi alla fine a sostenerla più di tanto e fino in fondo. Una parte, la ex DDR, la Repubblica Democratica Tedesca, che ha sempre avuto, come sapete, dei rapporti speciali con Mosca e quelle regioni poi integrate nella Germania occidentale, questi rapporti hanno mantenuto con Mosca, ne potremo parlare. Questa Germania forma con Francia, Italia e Spagna un'area di Europa centro-occidentale che comunque guarda alla Russia, diciamo così, con minore antipatia, e con l'idea che comunque alla fine delle fini con i russi avremo a che fare e che quindi questa guerra prima finisce meglio è. Invece se andate in Polonia, in Svezia, in Romania, sentite dire che questa è la guerra che deve finire una volta per tutte la Russia, possibilmente decomponendola e aprendo la strada a una definitiva eliminazione di quella che da loro viene percepita, anche per ragioni storiche, una minaccia permanente, la potenza russa. Infine, due ultime considerazioni. Il Regno Unito si conferma il brillante secondo degli Stati Uniti e la Turchia, di questo se volete possiamo anche parlare adesso nella fase di domande e risposte, e la Turchia si qualifica, e dovremo fare molta attenzione a questo paese, come potenza autonoma in crescita anche nel Mediterraneo, anche dietro l'angolo di casa nostra. Vi ringrazio dell'attenzione e sono a disposizione per il tempo che vorrete. Grazie Lucio Caracciolo. C'è spazio appunto per alcune domande, abbiamo circa un quarto d'ora, però invito chi di voi desideri fare queste domande a Caracciolo a venire qui al podio. Domande per cortesia e non interventi troppo lunghi. Grazie. Allora, mi collego all'ultima questione che ha citato Caracciolo, per fargli questa la volevo far prima la domanda. Qual è il ruolo della Turchia in tutto questo gioco? Cioè, in particolare, la Turchia è un paese NATO e vuole avere un ruolo particolare anche per politica interna. Non dimentichiamo che la Turchia è un paese anche lui dove c'è una forte presenza di un leader che garantisce, tra virgolette, continuità alla propria capacità di governare. Ecco, faccio una domanda molto ingenua. Conviene alla Turchia di più che il Mar Nero sia precluso all'Ucraina o che l'Ucraina mantenga Odessa e quindi rapporti commerciali diretti con la Turchia stessa? Grazie. Vuole essere la potenza, sentite, sì. La Turchia vuole essere ed è ancora oggi una potenza determinante nel Mar Nero e lo sarà finché gli stretti, famosi stretti, Bosforo, Dardanelli, saranno in mano turca. E i russi non avranno pace finché non arriveranno a quegli stretti, a mio avviso, mai, ma questa è la mia impressione. Questo crea, evidentemente, ha creato storicamente una divergenza di fondo tra le direttrici geopolitiche russa e turca, quella ucraina è sempre stata relativamente marginale, almeno fino a questi ultimi anni. Quindi più paesi sono presenti con interessi non coincidenti,
sul Mar Nero, tanto più questo ruolo egemone della Turchia diventa importante. Poi sì, la Turchia è un paese NATO, ma molto a modo suo, cioè non è più quella che era ai tempi della Guerra Fredda, la sentinella dell'America contro l'Unione Sovietica, ma è una potenza in ricrescita che ha una cultura, una mentalità molto enfaticamente imperiale, con un leader che questa mentalità incarna, ma che a prescindere da quel limite, da quel leader, questo tipo di approccio indipendente, se vogliamo anche un po' da mercato arabo, anche se tutti arabi non sono, anzi, intende perseguire. I turchi sono anche dotati di una diplomazia molto esperta e molto abile, e quindi ne sentiremo parlare sempre più anche nei prossimi mesi e anni. Prego. Volevo sapere da lei che personaggio è realmente Zelensky. È un personaggio affidabile, non è affidabile? Come si pone anche nei confronti del suo paese all'interno, nell'Ucraina? Ha tutto quel consenso che a volte sembra che abbia, oppure no, ci sono delle contraddizioni in questo personaggio? Grazie. Tradizioni ci sono in ciascuno di noi, figuriamoci se non ci sono in un leader politico. Quello che è evidente è che la brillante carriera post 24 febbraio di Zelensky è appunto molto legata a quell'evento. Quando Zelensky fu eletto presidente, si proponeva come scopo, io credo che lo proponesse anche sinceramente, quello di trovare una intesa, un compromesso con la Russia nella vicenda del Donbass. Questo non è stato possibile, qui naturalmente ancora una volta gli storici ci diranno perché, quale percentuale di responsabilità abbiano i russi e quale gli ucraini o gli americani o gli altri europei. Quello che era prima della guerra un presidente non esattamente amato e stimato dalla maggioranza della popolazione, oggi rappresenta sicuramente la grande maggioranza degli ucraini, non tutti, intendiamoci, in particolare non ha tutte le simpatie di quegli oligarchi, compresi quelli che magari lo appoggiavano al momento di presentarsi come candidato alle elezioni, che hanno storicamente disputato il patrimonio economico ucraino negli anni dell'indipendenza e che hanno scelto metodicamente per decenni i propri rappresentanti politici, che però appunto erano propri prima che politici. Ecco, una delle grandi questioni aperte è che dopo, non dico la pace che mi pare lontana, ma dopo una qualche forma di tregua in Ucraina, questa posizione di Zelensky potrà essere confermata, se gli oligarchi di cui parlavo avranno perso, come pare, non solo gran parte delle proprie risorse, ma per conseguenza anche gran parte del proprio potere, se anche la leggendaria corruzione che distingueva l'Ucraina, per certi aspetti anche la Russia, anzi vediamo quanto questa corruzione abbia influito sulle prestazioni militari davvero piuttosto impressionanti in senso negativo della Russia, ecco, dicevo, se questo proseguirà dopo la guerra o meno. È una grande incognita ed è anche il motivo per cui Zelensky in questo momento non può, oltre a non volere, fare passi indietro, perché se ne facesse finirebbe male, finirebbe forse non solamente fuori dal potere ma anche fuori da questo mondo. Lo stesso in fatti rovesciati vale ovviamente anche per Putin. Abbiamo ancora 10 minuti. Uno sull'Italia no, eh? Prego. Buonasera professore, io chiedo solo una cosa, secondo me la Cina, chiedo a lei che ne sa più di me,
non mi pare che sia il monolite che viene descritto. Ad esempio si parlano 50 lingue diverse in Cina, quindi il fatto è abbastanza chiaro in questo momento che l'America sta mandando un messaggio alla Cina, attenzione perché su Taiwan, su Taipei, Taiwan, non chiuderemo gli occhi, mi pare questo. I miei dati da pacifista dicono che gli Stati Uniti spendono 1.000 miliardi, dati del 2019, la Russia ne ha spesi 50, quindi c'è un rapporto di 1:20 sulle spese militari. Quindi già questo dice che Putin è un pazzo. E la seconda cosa, le chiedo quanto la Cina è un monolite, sulle quanto durerà. Lei, visto che prima ha parlato del 2100, insomma, mi fa piacere che lei sia ottimista. Grazie. Io ho dato delle proiezioni demografiche, non ho dato delle proiezioni geopolitiche. Senta, guardi, io penso che questa guerra abbia messo in evidenza già evidenti, a mio avviso, precedenti limiti della potenza cinese, che per motivi che non comprenderò mai fino in fondo, in Italia ha avuto una fase di mitizzazione. Insomma, fino a 2-3 anni fa, noi italiani, almeno a leggere i giornali, a guardare la televisione, a seguire i media elettronici, sembravamo, non dico innamorati, anzi sì, magari per una fase, per esempio i primi mesi del Covid, i sondaggi davano la Cina addirittura come il principale aiuto dell'Italia, poi passata presto, ma insomma davano gli italiani l'idea di essersi in qualche modo convinti che la Cina fosse la potenza che governerà questo secolo e che quindi, siamo italiani, siamo gente pratica, dovessimo andare d'accordo con i cinesi, con i quali infatti, lei ricorderà, facemmo nel 2019 un accordo privo di contenuti economici ma carico di valori simbolici, il famoso Memorandum of Understanding, che dal nostro punto di vista doveva portare investimenti cinesi in Italia, e ce ne sono stati, e dal punto di vista cinese doveva portare l'Italia, se non proprio nell'area di influenza cinese, più lontana dagli Stati Uniti, e non è stato nemmeno questo. Però tutto questo nasceva da parte italiana dall'idea appunto che la Cina cambierà e dominerà il mondo, quindi mettiamoci d'accordo con i cinesi che in fondo sono un popolo, diciamo come noi, incline al commercio e agli scambi, e quindi andremo d'accordo. Il sistema cinese, questo ci porterebbe molto lontano, mostra segni evidenti di crisi, però è anche evidente che la Cina sta lì da qualche migliaio di anni, quindi magari avremo occasione di riparlarne. Altri? Prego. Buonasera. Io, mentre lei illustrava questo grande risico globale, mi è venuta in immagine quella dell'orchestra del Titanic che suona e fa ballare i viaggiatori mentre il Titanic si sta schiantando contro l'iceberg stesso. Ecco, questa è un'immagine che mi sovviene pensando a quello che stiamo facendo mentre questo pianeta sta andando a schiantarsi in seguito, voglio dire, alle azioni che noi abbiamo messo in campo. Quindi come è possibile pensare che non sia necessario produrre un salto di paradigma tra le potenze del mondo? Voglio dire, qui noi abbiamo fatto delle proiezioni al 2100 rispetto alla demografia, ma probabilmente il 2100 potrebbe anche essere che noi non lo vediamo. Bene, grazie della notizia intanto. Guardi, io non credo in varie cose, innanzitutto nella linearità dei processi storici. Se vogliamo, quelli demografici sono normalmente un pochino più prevedibili e lineari, i fattori che li determinano sono più limitati. E tuttavia non si può
immaginare una equazione che derivi la geopolitica dalla demografia, tantomeno il contrario. Quello che è evidente è che le principali potenze mondiali, Stati Uniti, Cina e Russia, sono potenze che in questo momento soffrono al loro interno. Non ho potuto approfondire per limiti di tempo, abbiamo appena dedicato un volume intero, la situazione interna degli Stati Uniti d'America, ma certamente quello che è indubbiamente il primo paese come potenza al mondo è altrettanto indubbiamente un paese in forte, direi quasi strutturale, crisi di identità. Ricordavo l'assalto al Campidoglio, ma insomma vediamo anche quello che succede dopo le elezioni con questa strana partita interna al Partito Repubblicano. Ma insomma è tutto un discorso molto complesso che riguarda la crisi di funzionamento del sistema americano, che naturalmente ha degli enormi margini di errore. Se voi ricordate la carta del mondo, così vagamente a memoria, vi rendete conto del vantaggio che gli americani hanno rispetto ai cinesi e ai russi. Il principale di questi vantaggi è di non avere una potenza rivale alle frontiere e di non poterla avere, perché semplicemente c'è l'Oceano Pacifico, l'Oceano Atlantico, e poi ci sono due paesi di potenza relativa, uno dei quali il Canada, insomma, pertiene alla stessa catena storico-geopolitica degli Stati Uniti, cioè quella britannica, e l'altro il Messico, magari fra 100 anni sarà una superpotenza, ma insomma andiamo molto al di là anche delle proiezioni demografiche. Infine, avendo ancora qualche minuto, ripeto, dato che siamo italiani, anche se questa conferenza si potrebbe immaginare tenuta anche altrove, ma forse sarebbe interessante approfondire anche la posizione del nostro paese, mi piacerebbe anche sentire qualche voce vostra su questo. C'è tempo per un'ultima domanda, quindi qualcuno dovrebbe fare una domanda a Lucio sull'Italia. Oh, fate quello che volete. Allora gliela faccio io. Lucio Caracciolo, una domanda a caso. Come vedi l'Italia dentro questa crisi? Guarda che non ci eravamo messi d'accordo prima, eh? Vero Stefano? Beh, l'Italia è stata sorpresa, come forse anche più di altri, da questa crisi, parlo degli europei. L'Italia, non lo dico io, è un fatto, indipendentemente dai regimi, è sempre stata un paese filorusso da quando esiste come Stato unitario, valeva per l'Italia dei Savoia, valeva per il Duce, che fu uno dei primi a riconoscere l'Unione Sovietica, tra parentesi, e qualche, diciamo, affinità, simpatia anche per alcuni aspetti del regime sovietico coltivava, vale in maniera più che evidente durante la Guerra Fredda, e non solo perché avevamo il più grande partito comunista d'Occidente, ma perché anche coloro che erano al governo, tra i non comunisti, insomma, pensiamo agli Agnelli, pensiamo ai democristiani, coltivavano rapporti profondissimi con l'Unione Sovietica, di tipo commerciale, energetico, generalmente economico, ma non solo, e perché poi per vari motivi, non ultimo una certa fascinazione culturale reciproca, direi, fra italiani e russi si creava facilmente un'atmosfera, se non proprio di simpatia, quantomeno di comprensione, con una certa, diciamo, aria di superiorità da parte sovietico-russa, dal punto di vista della potenza, un certo compiacimento, e anche con la sensazione che tutto sommato siamo un paese militarmente innocuo e quindi con il quale ci possono concedere delle cose che ad altri non verrebbero concesse. Ecco, questo paese improvvisamente si trova a doversi e a volersi schierare contro la Russia in una partita che per la Russia è esistenziale. Di qui anche la definizione da parte russa dell'Italia come paese ostile, che non ho sentito ripetere, e forse non è gentile farlo, dall'Italia nei confronti della Russia, ma noi oggettivamente siamo in una condizione di guerra con la Russia. Quando noi vediamo per esempio le navi o i sottomarini russi
correre intorno alle coste del Tirreno, dell'Adriatico e dello Ionio, abbiamo anche una visione plastica di questo. E quando noi italiani vediamo che non c'è più quasi goccia di gas russo che provenga da appunto quelle fonti, dopo che per decenni ci abbiamo scommesso tutto e di più, beh, anche questo conta parecchio. Poi c'è stata anche, adesso per fortuna mi pare un po' più contenuta, una fase un po' di russofobia, un po' vile, un po' semplicistica, in cui praticamente non si poteva più aprire un libro di Dostoevsky o sentire una sinfonia di Tchaikovsky, ma per fortuna queste fasi un po' intellettualmente debilitanti sembrano sotto controllo. Resta il fatto che noi siamo in uno scontro nemmeno tanto indiretto con la Russia. Dico nemmeno tanto indiretto perché questo paese così restio all'impiego delle armi ora le sta impiegando indirettamente a favore dell'Ucraina contro la Russia. Siamo l'unico paese al mondo che rifornisce di armi l'Ucraina senza dire quali. Siamo anche l'unico paese al mondo che fa un dibattito ideologico sulle armi, dicendo armi sì, armi no, fregandosene di quali armi nel frattempo abbiamo mandato in Ucraina. E soprattutto, a quanto posso vedere, almeno non interessandosi di come vengano impiegate, di dove finiscano e di quali conseguenze possano comportare. Quindi facciamo un po' finta che la guerra non ci sia, salvo poi lamentarci delle sue conseguenze dal punto di vista economico, energetico, i prezzi che vanno alle stelle, poi per fortuna adesso riscendono, parlo di quelli energetici, l'inflazione, rapporti economici e commerciali con la Russia che non sono più evidentemente quelli di prima. Insomma, quando c'è una realtà spiacevole, noi tendiamo a rimuovere questa realtà e poi magari a prendercela col governo. Se mettessimo un pochino più gli occhi sulle cose come stanno e cercassimo di definire un po' meglio quello che noi vogliamo, per esempio, dando tutte le armi che si possono dare, che si debbono dare agli ucraini, ma anche cercando, come dovrebbero fare, io credo anche gli altri, alcuni fanno, di mantenere un controllo sul loro impiego e comunque di condizionarlo anche ai nostri interessi, perché noi, nessun paese è una croce rossa, nemmeno dal punto di vista militare, e se io do qualcosa a te è perché tu dia qualcosa a me, non perché ti voglio bene. Ecco, tutto questo credo che manchi, siamo ancora in una fase piuttosto ingenua e quando, io credo, in primavera, estate dell'anno prossimo, arriveremo un po' al dunque della questione, questa nostra santa ingenuità, temo, possa ritorcersi contro di noi. Bene, sono le 6:58. Con queste parole non rassicuranti, ringraziamo Lucio Caracciolo per la sua splendida lezione, nonostante. Grazie, grazie a voi. Lo aspettiamo qua in presenza, presto. E Certo. ringraziamo anche Telereggio per la sua diretta, all'università che ci ha assistito così bene e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con Andrea Gilli. Grazie a tutti. Grazie, buona serata a tutti, grazie.